Buonasera a tutti voi amici sportivi, tifosi rossoneri, tifosi della Lucchese, la 24esima puntata stagionale più uno di Curvo Ovest. Stasera sono contento perché al di là del primato della Lucchese mi hanno messo quasi non defilato, di solito ho l'opinion leader defilato, ce l'ho proprio di fronte, per cui sarà un bel confronto tra me e lui, ma non siamo soli, io e l'opinion leader perché sono venuti a trovarci, è tornato a trovarci. Intanto il difensore della Lucchese Giacomo Ligori, buonasera Giacomo. Buonasera, Poi per la buonasera a prima tutti. volta su questi schermi Jonathan Joe Bitep, buonasera Joe. Buonasera. Joe ti chiamano, no? Sì. Buonasera. In gol domenica scorsa finalmente, e poi è sempre qui come sai Joe, ormai da tempo immemorabile, dai tempi mi sa che tu eri sempre nel tuo Camerun, tu sei qui Dal 2016. dal 2006, quindi sì, era già con noi. L'opinion leader al secolo Giulio Castagnoli, Buonasera, buonasera. buonasera. Sera, ti devo riportare delle critiche piuttosto dure nei tuoi confronti, lo sai, quindi che è arrivato qua, cioè, facendo lo spiritoso, allora subito. Però sai che ho la possibilità No, di no, vendicarmi, qui si parla di calcio. eh? Ah, Qui si parla di calcio. Allora, il titolo della serata, in regia c'è lui, ok. C'è Matteo lui, Pedini, certo. in clima Champions, ora lo possiamo dire, è proprio un clima Champions. Sorpasso, risorpasso e controsorpasso, perché tra Lucchese e Prato sta succedendo questo e spesso succede che la squadra che è prima in classifica perde il primato quando gioca in casa. È un po' strano, ma è così. Poi Bitep gol, finalmente lo vedremo, a Savona ha segnato e devo dire che questo ragazzo, non lo dico perché qui stasera, ma penso anche l'opinion leader sarà d'accordo, e lo stesso Giacomo Ligorio. Poco alla volta, a mano, no? Lo sai, sta progredendo, guarda come ride, sta progredendo. Poi Ligorio, Giacomo Ligorio che è tornato a trovarci, davvero per te speriamo che questa odissea sia Sia finita, finita, sei sia pronto al finita. rientro, speriamo adesso di vederti presto in campo, magari perché no, già domenica. Poi attenzione a Ligorna, attenzione a Ligorna perché è ultimo in classifica, ma questo campionato ha dimostrato che i testa coda, un po' come quelli automobilistici, sono pericolosi. E poi, visto che la Lucchese non si fa mai mancare nulla, credo i ragazzi me lo possano confermare, adesso c'è l'influenza che ha colpito Diego Bartolomei, se non sbaglio, no? Sì, E influenzato. quindi, vabbè, ci vorrà un altro 2001 lì, mi viene in mente Pardini, ma la formazione la fa Monaco, quindi vedremo. Va bene. Allora, vediamo subito, prima di cominciare a parlare con i ragazzi, anche con l'opinion leader, vediamo subito i numeri della 24esima giornata. Eccoli qua. Con la vittoria del Casale sul Givibordo, vi cito le squadre di vertice, la Caronnese, dicono che la Caronnese non abbia interesse ad andare su, però intanto continua a vincere. Poi il Prato, che il Prato è così, che si è fatto un po' a sorpresa, fermare dal Bra, squadra per il Prato indigesta, perché all'andata, quando il Bra era ultimo in classifica, batté il Prato 1-0, e poi c'è la vittoria della nostra Lucchese 2-1 a Savona. E attenzione, dico io, al Seravezza, perché Seravezza nelle ultime giornate la squadra, no, tuo opinion leader che sei l'uomo dei numeri, che ha fatto più punti di tutti, e Sì. io credo che a questo punto, come hanno scritto anche gli amici di Gazzetta Lucchese, sia veramente una questione a 5, perché dai 45 della Lucchese ai 40 del Seravezza, probabilmente da una di queste 5 uscirà la squadra che vincerà questo campionato. Le altre, la stessa Sanremese che era partita con ambizioni, penso anche il Chieri, mi sembrano tagliate fuori. In coda, vedete, Livorno è ultimo. Però pensate che nel giro di 4 punti anche lì ci sono la bellezza di 7 squadre, quindi può veramente succedere di tutto. Questa era un po' la situazione. Giacomo, comincio da te, poi fra poco vediamo anche. Stasera vi dico subito, abbiamo tante immagini di una partita in trasferta. Perché noi cosa abbiamo fatto domenica scorsa? Abbiamo mandato il nostro Luigi Casentini al Bacigalupo di Savona e le immagini ce le abbiamo tutte. Dall'espulsione di Benassi, alla tifoseria, ancora una volta ammirevole, al gol di Joe, alla capriola che ha fatto a fine partita, poi ci spieghi come fai. Che tu, opinion leader, facevi quelle capriole L'ho lì? provato una volta, mi portò via l'ambulanza. Sì. Quindi Va ho bene. Ma desistito. tu eri più sei più giocatore di potenza, diciamo. No, di potenza no, era più Vabbè. tecnico. Più Mi ci voleva il fisico di John, la forza, potevo abbinare anche la Modè, come potenza. sempre modesto, tra un po' ci saranno le critiche. Ah, ricordo 360 1038 330 SMS o WhatsApp, non telefonate perché. Vabbè. Allora, Giacomo, è finita questa odissea, è stata lunga, accidenti. Si È stata parla di 3 mesi. lunga, più lunga del previsto, perché dopo la partita col Seravezza si pensava una lesione muscolare, invece è stato più grave del solito e purtroppo ci ho messo più del dovuto. Sono stati 3 mesi difficili, devo essere sincero, perché stare fuori dal campo non è mai facile. Però devo ringraziare
dove mi sono curato all'Acos di Viareggio, dove ho fatto tutta la zona strumentale, tutta la questione strumentale. Poi devo ringraziare in particolare il prof Guidi, il dottore Tambellini e anche Alessandro, il prof in seconda, che diciamo era la mia ombra, perché giustamente il prof Guidi dava una mano anche per quanto riguarda la squadra, lui invece mi ha aiutato tanto e tuttora sta sempre lì con me in qualsiasi particolare. Ti chiedo rapidamente qual è stato il momento più difficile? Di questi 3 mesi? Sì. Penso tutti, perché forse il momento più difficile è stato appena sono rientrato in campo, cioè nel senso un mesetto fa, quando ho iniziato ad allenarmi tutto quanto, il non essere ancora pronto, il vedere gli altri andare più di te, il non poter allenarti a mille, questa cosa ti fa soffrire, perché uno, cioè nel senso, io personalmente sono uno che si vuole allenare sempre al 1000 per 1000, quindi essere sempre superato, essere sempre, andare sempre con la titubanza, la paura di farsi male, quello là, diciamo, è il momento più difficile. Lì ti prende un po' di scoramento, credo. Sì. Me lo immagino. John, come andiamo? Bene, direi, eh? Bene. È arrivato anche il primo gol, tra poco vediamo le immagini. Sì. Senti, Tarantino che ti ha detto? Perché tu, lo ricordiamo, lo scorso anno tu giocavi con Nazareno al Ponte Amoriano, no? Sì. Credo che sia prodigo di consigli per te, sì. Nazareno. Nazareno, lui era felice per me, perché lui aspettare quelle occasioni per me era tante. E sono riuscito a fare gol e tutti sono felici. La società, io voglio dire grazie mille alla società, perché loro sono sempre stati dietro per me. Ha sempre creduto in te, diciamo, anche nei momenti più difficili, quando un po' sì, facevi un sì. po' più fatica, no? Nei momenti più difficili per me è quando mi allenavo e io non riuscivo a fare le cose che mi volevo, e loro mi dicevano sempre vai, impegnati e ti deve fare tutti. È un po' quello. Tu arrivi dal Camerun? Sì. Sei arrivato qui nel 2016? Invece. 2016. Qui sono qua. La lingua la parli, perché non, so che per voi non è facile. Non no, è no, facile. Vai, non fare. Per voi non è facile, insomma, parlare l'italiano, però insomma te la cavi già discretamente, dai. Sì, per forza, non è facile, però se io voglio vivere qua devo impegnare e a parlare l'italiano. A me mi fa piacere, perché voglio stare qua, voglio fare la mia carriera qua, voglio andare a fare avanti. calciatore. Senti, com'è dal Ponte Amoriano alla Lucchese? È un bel salto, no? Con tutto il rispetto per gli amici del Ponte Amoriano. Io ho iniziato a San Vito, sono arrivato a San Vito alla fine della stagione. Ho fatto 3 partite in San Vito e dopo Fornaci di Barca. Fornaci di Barca? Sì, sono andato lì, loro erano in terza categoria, io ho vinto il campionato con Fornaci di Barca, loro sono andati in prima. In seconda categoria, della seconda, sono venuto a Ponte Amoriano, E la sera Lucchese. Sì, mi sono dato da fare, mi sono impegnati. Io dico un grande grazie a Santoro, a Vicky, perché sono le gente che sono sempre stato dietro me e che mi ha fatto tante promesse. Mi ha portato alla Lucchese, perché per venire a giocare alla Lucchese era un sogno per me. Perché quando sono arrivato in Italia, io ho conosciuto la squadra della Lucchese, io vivevo a Lucca e il mio sogno era di giocare dentro la squadra della mia città. Proprio nella Lucchese. Sì. Un sogno che è coronato e domenica anche col gol. Opinion leader, allora niente, vabbè, è importante che ragazzi come... Ricordiamo, la tua data di nascita si ricorda facilmente, perché sei nato il 1° gennaio del 97, quindi hai 23 anni e qualcosa. No, il primo, il 3. Allora c'era uno sbaglio. C'è uno sbaglio, sì. Sei nato il 3 gennaio. Perché se no eri fregato, festeggiavi Capodanno col compleanno. Il 3 no, gennaio, vabbè, il 3 del gennaio, 97 però. 97. Ecco. Vabbè, i progressi di questo ragazzo, opinion leader, tu che insomma sappiamo segui con attenzione, mi sono passi negli ultimi tempi abbastanza evidenti, no? Chiaro sì, che per lui si è trovato adesso in una realtà assolutamente un po' particolare, no? Abbiamo parlato anche qualche settimana fa, se ti ricordi, perché che dissi che praticamente per lui, che comunque veniva da una categoria inferiore, era difficile anche adattarsi e comunque sicuramente non è stato seguito, con tutto rispetto per il Ponte Amoriano, a livello tattico come magari è tecnico, come magari è seguito nella Lucchese con Caruezzo, con Tarantino che comunque li fa da fratello maggiore, eccetera eccetera. Quindi insomma l'adattamento è stato difficoltoso, però io credo che nel calcio moderno
la straripanza fisica, lui ha una potenza, abbiano importanza primaria, quindi la tecnica la affini, no? Comunque col lavoro, con l'impegno. Se fisicamente sei straripante, sei potente come lui, insomma, sei già un buon punto, no? del livello del calciatore. Tu sei nato l'anno, proprio l'anno 97, in cui un certo Ronaldo arrivava in Italia all'Inter, e c'era una pubblicità che diceva a un certo punto, quando Ronaldo era, quel Ronaldo del Barcellona e il primano dell'Inter, che era qualcosa che secondo me raramente si è rivisto e si rivedrà, quel Ronaldo lì, diceva: la potenza senza controllo non è niente. Tu hai una potenza, si è visto, io ti ho visto giocare nelle partite a Porta Elisa, che veramente, cioè, se tu secondo me, poi sentiamo l'opinion leader che di calcio è uno che se ne intende più di me, se tu riesci a disciplinare la potenza, a sgrezzarti tecnicamente, tatticamente, a leggere la partita, secondo me, chissà, puoi anche coronare il tuo sogno di fare veramente il calciatore. Però, lo sai, devi lavorare tanto. Tra l'altro hai fatto una promessa, Sì. Ho sentito l'intervista con 7-8 gol. Sì. Tu l'hai detto perché sai che poi non hai di fronte difensori come Ligorio. No, penso. A me sono uno, io non ho paura di difensore. A quello l'ho capito. Anche io dici sempre, sì, anche Sergio Ramos accanto a me come difensore, io non ho paura. Sai che Sergio Ramos pare che, ora visto che l'hai nominato, pare che non voglia rinnovare con Real Madrid, quindi probabilmente, non lo so, dove andare a giocare poi. Difensore, sublime. Senti Giacomo, tu da difensore, no? Sì. Cioè, di attaccanti... Tu che hai una carriera ancora giovane ma vincente, ne hai visti tanti. Quali sono secondo te proprio le caratteristiche di Gio? Ho detto bene prima, cioè no, straripanza fisica, me, ma hai detto la cosa giusta. Da incanalare. Cioè, nel senso, ha una forza fisica soprannaturale, cioè nel senso che in questa categoria veramente non ha nessuno. E se lui riesce a capire qualcosina a livello tattico, a gestire meglio la palla e le situazioni, può togliersi grosse soddisfazioni. Cioè, io lo vedo quotidianamente, andare a contrasto con lui e tutto quanto è veramente è dura. Sì. E io mi metto anche nei panni dei difensori avversari, perché io ho il confronto di lui in un campo ristretto, perché giustamente all'inizio, però avere tanti metri alle spalle con la sua gamba e con la sua forza è veramente dura stargli dietro. Ti chiedo una cosa, poi andiamo in pubblicità e dopo vediamo tutte le immagini. Stasera ne abbiamo tante di Savona Lucchese. In pratica tu rientri dopo 3 mesi, no? Sì. Hai lasciato la Lucchese che non era ai vertici. Sinceramente te l'aspettavi 3 mesi dopo che eravate lassù, in cima? Sì, me l'aspettavo perché, sì, sinceramente, vista la rosa, me l'aspettavo perché oggettivamente siamo una rosa forte, non nascondiamo. Poi nel frattempo sono arrivati anche altri giocatori. Poi nel frattempo sono arrivati altri giocatori. A caso, via d'Aresta, no? Sono arrivati altri giocatori che, oltre a essere forti e di categoria, sono vincenti. Che è diverso da essere solamente forti, hanno dato una mentalità diversa, anche secondo me la crescita di Gio, anche con l'arrivo di Iadaresta, è migliorato tanto, perché giustamente rubi il mestiere. Ma siete diversi che avete, dico vincenti, nel senso che avete vinto... Se abbiamo scelto la Lucchese. Questo Coletta continua a parare discretamente, insomma, vabbè. Dai, no, lo saluto sempre perché so che è uno di quelli che ci segue spesso. Ma Nazareno ti segue stasera, lo sapeva che venivi qui? No, lo sapevo. Lo sapeva lui? Sì. Quindi ti segue probabilmente. Per forza. Va bene, dai, andiamo in pubblicità e torniamo con tutte le immagini di Savona Lucchese. In diretta per questa 24esima puntata di Curva Ovest con Giacomo Ligorio, Jonathan Gio Bitet della Lucchese e il nostro opinion leader Giulio Castagnoli. Allora, Matteo Pedini, facciamo una cosa. Partiamo con le immagini di questo Savona Lucchese, la commentiamo anche perché poi dal prossimo blocco cominciamo a leggere tutti i vostri messaggi al 360 10 38 330. Io credo che vada subito fatto un plauso, no Giulio, ai tifosi della Lucchese, perché anche a Savona... trasferta che non sarebbe lunghissima, ma visto che c'è da attraversare Genova con tutto quello che è successo, il crollo del ponte Morandi e così via, anche domenica erano circa 200, eccoli qua, tra l'altro sempre con coreografie, no Giulio, sono ammirevoli questi tifosi, va detto, a Sanremo pure erano altrettanti. Al di là del blasone della Lucchese, che chiaramente non è da queste categorie, ma sicuramente la curva Ovest non è da queste categorie, quindi cerchiamo di uscirci più velocemente possibile, così la Lucchese riavrà un blasone professionistico e i ragazzi della curva avranno la giusta soddisfazione di essere una curva di professionisti, perché questa curva
sinceramente portare 200-300 come a Sanremo e oltre tifosi in trasferta, io credo che anche poche squadre in Serie B lo facciano, per cui insomma è un bel vedere. Ecco, queste sono le immagini, adesso si comincia a giocare della partita contro un Savona che è una di quelle squadre, l'abbiamo visto prima dalla classifica, che probabilmente non corre rischi dietro, non ha ambizioni, e però sono una di quelle squadre sempre insidiose da affrontare. Tra l'altro a livello societario da quelle parti hanno qualche problemino, mi risulta, però insomma poi quando scendono in campo i giocatori non stanno a guardare quello e cercano, anche perché poi, no Giacomo, quando arriva la Lucchese è sempre una squadra, una delle più blasonate in assoluto della Serie D, e quindi magari voi ci avete sempre un avversario in più, la fame di queste squadre che dice voglio battere la Lucchese perché è un risultato di prestigio. Diciamo che preparano una settimana contro di noi, naturalmente faccio l'esempio in queste categorie come in altri gironi, quando è una squadra blasonata, un ragazzo giovane in queste categorie ce ne sono molti, che cosa aspetta? La partita dell'anno con una squadra blasonata. Dice, quindi, anche per mettersi in mostra. Anche per mettersi in mostra, ti dà più stimoli, da tutto quanto, giornalisti, giornali, tifoseria, tutto quanto, aspetta sempre la sfida con la squadra più importante, più blasonata, quindi... Ti dico la verità, è anche un motivo di orgoglio per noi scendere in campo con questa maglia e sapere di essere rispettati da tutti e da tutti. Tanto abbiamo visto all'inizio, insomma, John, che la Savona ha avuto anche la sua occasione. Lì se era all'altezza dell'area quasi di porta, se la tira dentro è un problema, no? Sì, è vero. Savona... Tu inizialmente eri in panchina, no? Sì, in panchina. In come l'hai visto questa fase iniziale? Come l'hai vista? Intanto qui ecco, c'è il primo cambio e dopo mezz'ora entra Joe Vitep, no? Sì, io ho visto una partita che questa era la mia, perché io ero fuori e mi sentivo dentro che questa è la mia, e ho un po' di tempo, vedo il mister chi mi chiama, chi mi dice vai a scaldare, io dicevo dopo quanto ti ha detto di andarti a scaldare il mister? Dopo diciamo 20 minuti, così dopo una ventina di minuti. Sì, lui mi ha mandato. Tanto questo è il gol di Cruciani. Vogliamo fare complimenti a Michel, perché ragazzi, alla fine il capocannoniere della Lucchese è Pignolide, tu che sei l'uomo dei numeri, è lui. Sei gol, mi sembra, no? Sei ne ha fatti. Sì. Poi Vignali invece 5, sì. Sì. Ragazzi, che ha fatto un movimento è un gol da punta, che si è girato, no Giacomo, gran gol. Quando uno è un grande giocatore può giocare in qualsiasi ruolo, sa fare tutti i movimenti. No, perché lui poi batte le punizioni, ora forse non categoria dobbiamo superare, possa fare dei gol, magari ci farà gol anche di testa, non lo so. Ecco, attenzione signore, questo, adesso poi Matteo Pedini ce lo fa rivedere, questo è un momento particolare perché viene espulso, adesso l'arbitro va a consultarsi col guardalinee, probabilmente l'arbitro non aveva visto, comincio da Gio che era in campo. È il guardalinee che avevo visto. Sì, è il guardalinee che dà l'indicazione. Come l'hai vista? Cosa hai visto? Rivedendo anche le immagini, poi sentiamo anche Giacomo e Giulio. Io non avevo visto bene l'azione, però secondo me, io credo che Mike non l'aveva toccato, perché Mike è uno in campo... Ecco, ora lo rivediamo, guarda, ora non è che siamo proprio, abbiamo tutte le telecamere che hanno in Serie A, però grazie al nostro Luigi Casentini, lui probabilmente è l'attaccante del Savona, forse strattona un po'. No, alza il braccio. Lo strattona, sì, e alza poi adesso braccio. Se andiamo avanti, vediamo. Vedi, in questo momento qui ha alzato il braccio, anzi, infatti l'arbitro ha dato punizione per la Lucchese. Sì, però il problema, ragazzi, secondo me, se andiamo ancora avanti, è che poi dopo Michael Benassi, no, capitano, vedete qui... Forse gli viene distinto, fa il gesto, magari non gli fa neanche nulla, però è il gesto che... Quello Giacomo, come visto che ha preso tre giornate, anche se gli faceva qualcosa era meglio, forse. No, vabbè, Giulio... Diciamo che lì, secondo me, è andato più... Questo più è il altro momento, è andato più in protezione, cioè nel senso, io sono un difensore, so che quando vedi un avversario che ti vuole far male. Perché lì si vede, lì ha allargato il gomito, infatti l'arbitro ha fischiato il fallo a favore. Secondo me Michael lì è stato... un gesto di istinto, cioè nel senso, perché alla fine non ha dato una testata, perché sì, se fai una testata lo apri. Probabilmente tre giornate sono veramente troppe, poi c'è da capire, perché parlavo proprio con un dirigente della Lucchese in questi giorni, il discorso dell'aggravante da capitano, mi diceva questo dirigente che non esisterebbe più questa norma, però insomma tre giornate sono tante, che poi significherebbe che salterebbe Ligorna, poi la trasferta di Fossano e poi l'8 marzo ricordiamo arriva al Prato. Io non so questa cosa, però l'unica cosa che ho visto è che sul referto l'arbitro ha detto che è stato fatto a palla lontana. Forse l'unica cosa che ci possiamo attaccare noi è il fatto che non è a palla lontana, cioè è stato un fallo di gioco.
Sì, sì, è vero. Perché, è vero. Cioè, nel senso, non è stata a palla. Infatti, ora lui cerca, vedete, cerca di spiegarsi, e l'arbitro estrae il. Tu in quel momento, Gio, ti sei dentro di te, ti sei arrabbiato, hai detto vado lì. Sì, sono arrabbiato. No, vabbè, ma non... Intanto continuano a scorrere le immagini della partita. Perché... Siete rimasti anche in 10, eravamo alla fine del primo tempo, eh. È vero, vincevate 1-0, però... 1-0 e... Però in 10 contro 11. In 10 contro 1, noi siamo... messo a lavorare, a fare un lavoro del gruppo e a lavorare doppio. Perché la vittoria poi... lì non serve, perché noi siamo una squadra, la Lucchese è una squadra veramente forte, secondo per me è una squadra la più forte di tutti questo girone. Sei convinto, eh? Poi, sono convinto. Poi vabbè, però. Insomma, la squadra comincia a essere forte dal portiere in avanti, no? Sì. È stato un secondo tempo però molto complicato, Giulio, perché loro chiaramente con l'uomo in più, quanto quella portiere di Savona, forse c'erano dei fotografi, non lo so cosa voleva fare qui. Beh, loro è chiaro, attaccavano e niente, è stato il secondo tempo anche sofferto alla fine. Ma sì, diciamo che sono anche partiti un po' meglio perché loro... Ecco, il portiere del Savona, non mi ricordo come si chiama, gli piace tuffarsi. Loro, diciamo, col fatto che sono un po'... Questo è il gol. Ah, ecco, questo ce lo commenti allora, Gio, eh? Questo commentacelo, dai. Assist di Iadaresta. Di Iadaresta. Eh? Sì, perché Iadaresta è uno... Lui è troppo forte in testa. Di testa è vero, prende e tutto. E quando c'era un calcio de falo, e quando lui, Cruciani, è andato a battere su Iadaresta, mi sono spostato, il difensore, io l'ho un po' spostato, perché... Ancora lo vediamo, guarda, dovrebbe essere questo qui, guarda. Sì, sì. Ma è una cosa che provate o è venuta così? No, perché io mi sono messo dietro il difensore, così appena che Iadaresta tocca la palla... Mi sbuca dietro loro, non così loro non mi vede. Il tempo non che, vederti è difficile. Il tempo, però. Che, mi, il tempo che loro che si gira. Piccolino. Il tempo che loro si gira per mi vedere. Vedi che sono là passato. Là vedi che comincia a farti furbo. Comincia a la potenza, comincia sì. A equilibrarla anche. Grazie alle consigli del grande con Iadaresta, Benassi. Quel momento lì sei andato verso i tifosi. Cosa si prova? Perché loro. Primo loro, gol con la Lucchese, dai. Primo gol con la Lucchese sono andato verso loro perché loro aspettavo quel gol da tanti di me. E appena che io ho fatto questo gol, io volevo andare verso loro, festeggiare con loro, per dire a loro che grazie, perché loro crede sempre a me. E loro mi dice sempre che ce la faccio, sono bravo, impegnati. E anche quindi l'hai dedicato a loro? A loro e alla mia squadra, perché c'è loro chi mi aiuta. Però la partita non è finita lì, perché poi... Adesso Pedini ce lo ripropone, stasera abbiamo veramente tante immagini, c'è questo calcio di rigore, il primo, no, della serie. L'intervento è di Meucci, che nel frattempo si era spostato dietro. Giulio, come lo vedi? Non è un rigore. Non è rigore, è lui che allarga la gamba alla ricerca del... Allora, si vede bene da questo fermo immagine, bravo Pedini. Pedini è il clima champion, è lui che dire, allarga la gamba alla ricerca del contatto col difensore. Con Meucci. Meucci non entra assolutamente sulla gamba dell'avversario, si vede bene da questa immagine. E quindi vabbè, poi okay. Andiamo avanti, Matteo. Diciamo che l'arbitro è stato fra lui e il guardalini abbastanza casalingo? Ma no, più che altro il protagonista, perché comunque anche il guardalini non ha fatto altro che sbandirare, nemmeno fosse stato al palio della balestra, voglio dire. Vabbè, l'ha tirato sulla traversa l'attaccante del Savona, poi ce ne sarà un altro nel finale. Intanto questo è un bel omaggio a Lido Marcucci, l'ex magazziniere della Lucchese, che purtroppo pochi giorni fa ci ha lasciato. Ciao Lido, cuore rosso-nero. No, sull'arbitro poi, ne approfitto mentre scorrono le immagini, la prima considerazione di Capello, che non so se lo sai, Gio, è questo nostro grande tifoso che sta a Firenze, ma lui è di Lucca e è appassionato, dice: io vorrei soffermarmi un attimo sugli arbitraggi scandalosi, lui li definisce così, che la Lucchese subisce puntualmente con poche eccezioni. Giulio può fare un riassunto delle partite se vuole. Rigori dati agli avversari con leggerezza, la Lucchese negati anche se evidenti. Ammunizioni a senso unico, quasi sempre con arbitri e guardalini che i nostri giocatori invece non perdonano mai nulla. Ci picchiano ogni domenica, poi il nostro primo fallo spunta il cartellino giallo, come accaduto a Chieri ed in altre occasioni, idem col Borgosede, insomma, poi dice l'espulsione di Benassi, il giocatore si tocca la faccia, rotolo a terra come uno che sta bene, forse che voleva dire che sta male, ma Benassi lo ha incocciato tra collo e spalla, basta guardare le immagini, il fallo per me non era certo da espulsione diretta. Voi avete questa impressione, ragazzi? Ora forse lui, probabilmente forse anche un po' esagerato, tanto questo
Prima parliamo di questo secondo rigore. Vai avanti, Matteo. Vai. Gio scolla la testa. Neanche questo. Prova a cadere l'attaccante. Giulio? Ma io credo che al di là di questi episodi... Che questo lo poi, fa però, questo ricordiamoci lo fa. Anche che l'arbitro non c'ha il VAR. No, questo è il capello deve, ha un po' esagerato. Deve decidere tutto lì in un secondo, eccetera, eccetera. Però la cosa che mi fa incavolare è che questi arbitri subiscono diciamo il condizionamento psicologico all'inverso. Alla no? rovescia. Sì, perché anche magari... Quando vengono a Lucca, pur senza casi soprattutto eclatanti, vengono... però nel dubbio, accidenti, soprattutto ma quando vengono a Lucca. Ma dammela una volta a favore, no? Soprattutto quando vengono a Lucca, perché loro pensano ingenuamente che se magari un episodio lo dai a favore della Lucchese è perché sei la Lucchese. Lucchese. Allora, per evitare queste diciamo così situazioni, far vedere che non vogliono favorire la grande squadra di categoria, cioè succede l'esatto contrario, e molto spesso la Lucchese è in debito con gli arbitraggi, perché insomma abbiamo visto il rigore con Real Forte Querceta, insomma vabbè, ci poteva anche essere, per carità, domenica due rigori contro, insomma la Lucchese i rigori contro ne ha avuti parecchio, Allora non lo so, non ho fatto questo conteggio. Magari fallo per giovedì Lo faccio prossimo. Per giovedì prossimo. E poi la prossima settimana torniamo 7, di giovedì. 8. Ne abbiamo parlato 7-8 settimane. Quindi voglio dire, insomma, torniamo sulle immagini, perché dobbiamo far vedere questa capacità, questa elasticità di Gio. Che è fatta a fine partita? Sai chi faceva questi gesti, Quando ogni volta faceva gol, te lo sempre, ricordi? Sempre. Chi li faceva? Io. No. C'è un giocatore che purtroppo poi secondo me non ha fatto la carriera che ci si aspettava, Oba Martins. Vabbè, le faceva anche Faustina Spriglia allora. Guardate, qui vi raggruppate, no? Dice, andiamo verso i tifosi. Andiamo verso... Come ti è venuto in mente di fare questa cosa? L'avevi in mente già, sì? Sempre, io ho aspettato questa occasione da tanto. Allora, guardate adesso, guardate che succede, guardate lui che parte, guardate alla pettorina bianca e fa... Pino leader, per te è regolare questo, sì? Certo, ero già sulla sedia a rotelle, io sono fatto per fare questo. Va bene, aspetta, dai, io possiamo assumere assistito... tanto queste immagini e tornare in studio, Giacomo. No, ho assistito a una ancora più bella. Che forse vi siete persi contro il Savona. Contro il Savona. Ah, sì, ha saltato il praticamente cartelloni. I cartelloni pubblicitari. Il Savona all'andata. All'andata, gol di Cruciani. Cartelloni pubblicitari che sono dietro la porta. Sì, rigore. I cartelloni io giustamente ho fatto il giro perché non ce la faccio a fare. Perché che fece? Non mi ricordo. La capriola sul cartellone. Sai, era anche alla partita, ma non l'avevo vista, A piedi pari. No, se trova le immagini Bedini. Ora vabbè, Lucchese Savona dell'andata. Non so Bedini potrebbe anche trovarli. Bedini può trovare tutto. Lucchese 1 Savona 0. È capace di tutto. Che questo Cruciani batte bene anche i rigori, questo è il problema, Ma tu i rigori li batti, Gio? Sì. Li batti bene? Va bene, dai, ci fermiamo perché ora cominciamo a leggere i messaggi, Va bene. Sapevano che venivi qui stasera, come l'altra volta quando è venuto lui, Sì. Non so se ci sono dei mattacchioni. Chi è il più mattacchione della Lucchese? Il più estroverso, chi è dei tuoi compagni? Ce n'è uno? Giacomo ce l'ha, però no, a te non ti puoi sbilanciare. No, perché no. Poi domani ti a me, per dire la verità, nessuno, perché lì tutti mi vogliono bene. No, ma il più mattacchione è quello che scherza di più, forse. Cruciani. Cruciani, Nazareno. Sì. Ce ne sono tanti. Sono tanti. Sì, ce ne sono tanti. E per quello. Oh, anche lui è dentro. Anche lui, Va bene, dai. Ci fermiamo quando torniamo, completiamo il messaggio di Capello, perché ha delle domande per voi due. E poi cominciamo a leggere tutti i vostri. Sento il telefonino che? Frilla. Che frilla. Voce del verbo? Frillare. Ora tu frillare non sai che vuol dire. No, che suona, ah, dai, che suona, sì, sono espressioni un po' così, come si toscane. Toscane, Lucchesi, un po' in volgare anche, no, vabbè. Dai, pausa pubblicitaria e poi torniamo. Eccoci tornati a Curva Ovest con Giacomo Ligorio, Gio Bitep, il nostro opinion leader. Allora, prima delle domande di Mario Santini e delle vostre considerazioni da casa, Matteo Bedini, a tempo di record, ha trovato le immagini di Lucchese Savona della partita d'andata e del rigore che decise quella partita di Cruciani. Allora, queste sono le immagini, però secondo me... Eccolo. Matteo, rimani sulle immagini che devo fare una cosa intanto. Rimani sulle immagini e faccile rivedere, perché tu non sai che non l'avevo... E che ti è venuto in mente, dicevo? Guarda lavoro, Ah, ricordavate bene, sì. Mi ricordo. Ero dietro. Guardatelo sulla destra, vabbè. Vabbè, il pubblico che esulta.
Quindi questo, l'abbiamo trovato, dai. Questo è nulla. Io qua a volta questo salta è nulla più ancora, di quello. Questo è nulla ancora. Va bene, dai, senti, possiamo tornare in studio. Allora, Mario c'ha due domande, una per te e una per Giacomo. Comincio da Giacomo, che dice, vabbè, dice che insomma hai una lunga carriera in squadre importanti, e poi dice una maglia titolare adesso te la riprenderai sicuramente, e poi vabbè ti fa una domanda che alla quale forse hai già risposto, però ti chiede anche quando è che avrai i 90 minuti nei gambi. Probabilmente non hai ancora giocato una partita, ne parlavamo prima, forse questo manca ancora. Vabbè, normale, i 90 minuti si prendono col rodaggio della domenica, in allenamento la partita ti dà il minutaggio, ti dà i minuti in campo, non sulle gambe. Poi vabbè, ti fa complimenti, dice un recupero importante per la Lucchese, ne siamo tutti convinti. Grazie. A Vitep invece dice, a me Vitep è sempre piaciuto, sia per la stazza, cioè per il tuo fisico, sia perché mi ricorda, dice lui, lo dice Mario, non lo diciamo noi, il Balotelli, scavezza collo. Ma Balotelli ti piace come dice? Io so che tu hai un idolo e si vede che possiamo guardare i capelli Matteo di Gio, perché da lì si capisce subito. Non è Balotelli il tuo non idolo. È Balotelli. Chi è il tuo idolo? Io mio idolo è Cristiano Ronaldo. No, vabbè, ma insomma, Cristiano Ronaldo, ma c'è anche uno dell'Atalanta, mi sembra. Zapata, però. Zapata, però mio idolo è Cristiano, perché uno. Ma sei juventino? Sì. Senti, Pepedini, mamma mia, vabbè, quindi. Grazie mille. Senti, ma quando Gasperini tiene fuori Zapata, ti fa un po' rabbia, sì. Tu non così lo faresti giocare, no? No. Perché, no, non. Vabbè, dice. E lui dice che hai dei guizzi, cioè delle giocate, che se riuscirà a farle con continuità, ti faranno diventare un grande giocatore. Io gli ho subito previsto la carriera di Rajčević. Lo sai chi è Rajčević? È uno che è passato qui da Lucca qualche anno fa. Sì. Serie B compresa. Tocca a Vitep credere in questo e sono certo che andrà così. Quindi le qualità ce l'hai, le devi tirar fuori, ma devi soprattutto credere in te stesso. È un bel messaggio, mi sembra, no? Grazie mille. Poi dice un abbraccio a tutti, Mario Santini. Mario, stasera è a suonare. È un rocchettaro, Mario, no? Mi dici una cosa, opinion leader. Oggi è uscita la notizia che al Summer Festival c'è un certo. Ora mi devi dire la verità. Un certo Pac Anderson. Sai chi è? No. Lo sapete chi è? No, perché a me, dicendo che non lo sapevo, stamani mi è stato dato dell'ignorante, però. È un rapper americano, credo californiano. Però vedo che nessuno lo sa, neanche loro che sono giovani. Va bene, dai. Opinion leader. Diciamo che non ci ha tolto il sonno questa notizia. No, volevo sapere se te sei sempre informato. No, ma io sempre informato, la musica siccome rapper non la sopporto, quindi figurati se so chi sono i rapper californiani. Allora, questo amico, cominciamo a leggere i messaggi. Sono due per me, dice, le squadre del girone che lotteranno per il salto di categoria. Il Casale, che dice, questo nostro amico è la migliore di tutti, ma qui non siamo d'accordo, siamo mica d'accordo qui, con tutto il rispetto, e la Lucchese. Però potranno accedere tutte e due, dice, e ora questa non la vorrei capire come, che io so che la prima accede alla C, la seconda forse non so, può sperare in un ripescaggio. Per un eventuale ripescaggio, visto che la Lucchese, vabbè, dice ora, insomma, da un punto di vista societario non ha più problemi, rimane la questione dello stadio, ma anche se i lavori sono in corso ci sarà una situazione da poter avere una capienza per un eventuale ripescaggio, è Fabrizio da Castagneto Carducci. Allora Giulio, ultimi aggiornamenti? Cioè, mi dicono che comunque sia la Lucchese. Sono sempre notizie, anno, mi sembra buone, no? Sì, sì, potrebbe giocare al Port Elisa in deroga anche in caso di promozione in Serie C, perché chiaramente dovrei presentare alla Lega il progetto dello stadio, far vedere che c'è già qualcosa che si è messo in movimento, per cui la Lega ti può far giocare al Port Elisa. Anche volendo, come ha fatto lo scorso anno il Cuneo, in orari diciamo diurni, senza fare partite la sera alle 8, alle 6. Allora mi sembra che da quel punto di vista lì orari assurdi. No, ma qualcuno gioca anche mesi, ora. Quando ancora faceva l'inverno, che poi ci sono veramente quattro gatti a vedere la partita, mi pare si siano un po' rinsaviti. Sì, sì, comunque. No, io ho avuto casomai un uccellino, sai quegli uccellini che girano, che mi avrebbe detto che il primo intervento sullo stadio sarebbe quello di portare, poi tuo opinion leader, che queste cose. Il campo sempre sotto la tribuna. Le sa, allora dilla tu, dai. No, cioè il terreno di gioco verso la tribuna, spostarlo verso la tribuna centrale. Sì, diciamo, tribuna fare una cosa più moderna con la tribuna. Primo intervento sulla gradinata. Penso di sì, anche perché è il settore, diciamo,
sarebbe il settore più grande, quindi che... È il tuo settore, quindi poi lo devono rifare come Dio comanda. Sai che lui è il re della gradinata, lo sai? Io voglio la seggiolina riscaldata, perché comincia a avere una certa età e quindi... Ma come? Fino all'altro ieri bronzo di Riace, là sotto sopra. Senti, c'ho sta tosse che è 3 mesi che non mi abbandona, quindi seggiolina riscaldata. Ti stai preoccupando? No, da quando sono stato in Cina non sono più stato bene, devo essere sincero. Naturalmente no, siccome non c'è da scherzare su queste cose che... Purtroppo ora ci sono dei casi anche in Italia, dai. Vabbè, dai. Ci scrive Luca da Lucca che dice: domenica al Porta Elisa, Vitep, aspetta, e Iada resta dal primo minuto. Cioè, ti vede in campo con grande rientro di Ligorio. Complimenti alla trasmissione, forza lucchese, Luca da Lucca. Poi aggiunge: volevo scrivere Vitep. Scusate l'errore, sempre Luca da Lucca. Va bene. Niente, coppia con gli Adaresta, come ti trovi? Tanto per mandare un messaggio al mister. Bene. Ti trovi bene? Bene. Lui fa la prima punta e tu gli giri un po' intorno. Sì. Perché lui spizza di testa e tu magari... Con gli Adaresta mi trova bene. Perché quando sono in campo con gli Adaresta, noi abbiamo una sensazione, noi due, di fare gol. Questo è un messaggio per Monaco, Per Monaco. Giacomo dice anche grande rientro, però aspettiamo perché c'è la... Cioè, siccome Benassi comunque domenica sicuramente al di là del ricorso non c'è, speriamo non una che gliene levino due, ma insomma secondo me se gliene levassero una vorrebbe dire che intanto col Prato tornerebbe a disposizione. No, noi stiamo anche sul nostro sito, nei nostri servizi dicendo o Meucci o rientro di Ligorio che è un difensore centrale e che difensore centrale di ruolo, però il problema è che magari 90 minuti ancora non li hai. Sì, cioè nel senso i 90 minuti non ce li ho, però cioè, scalpito per tornare in campo, indipendentemente ora dal minutaggio. Naturalmente queste sono decisioni che deve fare il mister. Ho capito, quindi vabbè, vediamo, dai, tanto il mister, la formazione mi sembra Giacomo non ve la fa capire più di tanto. No. Anche se so nella partitella sei partito tu con quel signore di nome Papini che sta facendo un grandissimo campionato, no? Sta facendo un grandissimo campionato. Sei partito tu con Papini però, mi dicono. Sì, vabbè, questo giovedì però ha mischiato abbastanza le carte. Il problema è questo, mister, mischi sempre le carte, eh? Com'è che mischia sempre le carte? È giusto, anche per tenere tutti sulla corda, magari, per tenere tutti, per dare una speranza poi a tutti, no? Perché se qualcuno sa che non gioca il giovedì, probabilmente il venerdì si allena male, il sabato si allena peggio e va giù di morale. Allora, tanti messaggi, e vai! Ora vai nel senso vai lucchese. Vai, ora okay. Dovete limitarvi a mantenere la vetta. Addirittura limitarci. Cioè la limitare, dovete forse vuol dire stare però parla, dovete farlo voi. E tu l'hai detto, chi è? È Massimo da Pista. Ragazzi, ma questo opinion leader non solo un intenditore di calcio, ma è di un'arguzia, di un'acutezza che tu a Ulisse gli facevi un baffo, Certo. Dice, i reali valori stanno emergendo. Purtroppo, come per voi, l'altra domenica, anche per noi pisani, le partite lasciano l'amaro in bocca dopo il 90esimo. Un saluto Massimo da Pisa. purtroppo, sì, al 90esimo qualche volta si vincono le partite. Comunque ora Altre volte si pareggiano, vedi col Casale. È cambiata la mentalità delle squadre perché se ne vede tantissimi di risultati che cambiano negli ultimi minuti. Inutile sta a fare paragoni con la Serie A, ma insomma la Lazio quest'anno ha vinto diverse partite oltre il 90esimo, il Prato domenica ha perso la prima posizione al 94esimo, la Lucchese la domenica prima ha perso la prima posizione al 93esimo. Vedi? Il calcio, le partite finiscono dopo 100 minuti, neanche dopo 90, perché ci sono recuperi, quindi... Questo Giacomo e Gio è un messaggio bellissimo. Io più che se uno dicesse la Lucchese è una squadra dove il portiere è fortissimo, il centravanti ancora di più, il difensore centrale. Questo secondo me, poi non so se siete d'accordo, ascoltate bene. Non si firma, ma ora lo leggo se ci stai seguendo, se ti firmi, perché hai mandato un messaggio veramente bello, che forse spiega anche perché il primo agosto, quando noi eravamo a far qui la trasmissione, non c'era ancora un giocatore e il 22 di... Oggi no, il 20, che giorno è oggi? Oggi è il 20. 21 di febbraio, la Lucchese è prima in classifica, forse lo spiega. Per caso stasera, dice questo nostro amico, che ti pregherei di mandarci messaggio e firmarti, ero in un locale in via dell'Acqua Calda, dove stavano cenando i ragazzi della Lucchese. Davvero complimenti, un gruppo giovanissimo ed educatissimo. Questo è un bel complimento, veramente bello, eh? Che spiega forse anche... Allora, questo però non posso leggere questa cosa qui, non la posso leggere. Guido Bada
Omino Bellino che sei con i capelli tagliati. Lo sapevo che arrivavano qui. Basta boccoli al vento, sembravi un putto vintage. Io mi diverto perché poi soprattutto si diverte l'opinione lì. Forza Pantera ci mette un cuore rosso, non nero, eh? Non lo sa, stavolta non lo sa. Vabbè, dai, pensaci, poi te lo dico dopo. Okay. Allora, caro Bitep, ti sei impegnato tanto e sei entrato nei nostri cuori rossoneri. Grazie firmato, mille. Occhio, firmato Anna. Grazie mille, Anna. Conosci? È la mia signora. Ah, ecco. Grazie mille, Anna. Ti sta seguendo. Ora me lo fai con... Finora ha fatto, me lo fai commuovere, però, eh? Va bene, dai, Buonasera a tutti e saluti. Giacomo, ti aspettiamo con ansia. Beh, insomma, lui anche io. Poi dice, grande bip bip bit. Com'è questa storia bip 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 bip? Era quello del cartone animato. Bip sì. Ah, ma bip bip era quello del cartone animato. Sì, quello velocissimo. C'entra nulla il cartone animato. Lo struzzo. Sì, era quello, però era quello che era impendibile per il coyote. Per Willy Coyote, poveraccio, le inventava tutte. Quindi bip è impendibile per i difensori. Dice, ti dice, aspettiamo tante capriole. Poi dice, stasera vorrei fosse approfondito il tema arbitraggi, e l'abbiamo fatto, ammonizioni, espulsioni, rigori contro, eccetera, eccetera. No, ora cominciamo a gridare al complotto però. Per quanto riguarda la partita con il Livorno, aspettiamoci che il pullman della squadra ospite venga parcheggiato sulla linea di porta. No, vabbè, il pullman rimane lì, ma abbiamo capito il concetto. Ma non crediate che sia così, perché ho visto altre squadre venire qui, no Giacomo? La Lavagnese, la Fezzanese, queste squadre qui, sono venute qui, no, e magari se la sono anche giocata. In questo girone, dico la verità, naturalmente hanno un occhio di riguardo verso di noi e non lo neghiamo, però giocano a calcio. Infatti, proprio per la squadra di domenica incontriamo il Livorno, all'andata, sotto il punto di vista del gioco, la propositività mi era sorpreso tanto, mi aveva sorpreso molto. All'andata finì 0-0. Poi dice, è Ionni questo, dice, allertiamo le nostre punte e prepariamo l'assalto al convoglio. Io mi rendo conto che siamo andati un minuto oltre, dopo Pedini che è uno preciso. Dopo ci dà 30 secondi. Prima ti dà e poi ti toglie, no? Un po' come dare l'avere nella partita doppia, che sicuramente a scuola è studiato, no? Certo. Quindi lo sai di cosa parlo, no? Sì. Lo sa, non lo sa, Maria. Va bene, dai, pubblicità e torniamo. Siete tantissimi. 360 10 38 330. Okay. 21:50 in diretta da Curva Ovest per questa puntata un po' straordinaria di venerdì. Ma d'altro canto, forse non l'ho detto prima, ma ve lo potrebbe spiegare benissimo l'opinione leader. Ieri sera non siamo andati in onda perché c'era. No, voglio dire, ti prego. C'era quel grandissimo spettacolo. No, ieri sera non siamo andati in onda. Signorina, ma vi devi far finire. No. Quel grandissimo spettacolo del carnevale di Viareggio che Noi TV vi sta trasmettendo. Visto il carnevale? No, non l'ho visto. L'avete visto? C'è un carro su Cristiano Ronaldo, Gio. Non lo sapevo. Ora, se Bedini, che è in grandissima forma, mi trova anche un fermo immagine del carro di Cristiano Ronaldo. Ma anche quello. C'è un carro gigantesco, ma quanto sarà alto, Matteo, il carro di... diversi metri. Con lui, e poi si sente, quando passa il carro, sono dei carri giganteschi, stupendi. Lui che fa, cos'è che quando fa gol? Non si... come fa? Ecco, si sente così. E l'opinion leader sa benissimo perché... talvolta è frequentatore. Ieri sera non siamo andati in onda perché eravamo in diretta col carnevale. Lo guido io il carro di Cristiano Ronaldo. Lo guidi, ecco, vedi? È stato io che lo guido. Però quest'anno no, non mi hanno detto nulla. L'anno scorso t'hanno visto il carnevale. Ma non dire come mai non siamo andati in onda ieri sera, dammi retta. Perché avevamo il perde carnevale. Punti. Sì, ma no. Perde punti la televisione. Allora, ti posso dire una cosa, che Curva Ovest già, come una delle trasmissioni, non perché sia più seguite di Noi TV, in è una trasmissione che ha grande successo, poi la presenza dell'opinion leader, la nobility. Però noi siamo rilevati dall'Auditel, che è quella, ha la funzione di rilevare gli ascolti che c'ha un'emittente televisiva. E nel periodo, lo puoi confermare anche il nostro tecnico Matteo Pedini, nel periodo del carnevale di Viareggio, cioè a febbraio, noi abbiamo sempre dei grandi ascolti, ma in quel periodo lì veramente una manifestazione andiamo mondiale. Oltre abbondantemente, oltre 100.000 spettatori, che per un emittente locale non sono pochi, al giorno. Quindi... per noi è un evento comunque, e poi è bellissimo, al di là uno può non essere di Viareggio, perché poi per i viareggini logicamente Giulio è una cosa che hanno nel sangue, però indipendentemente da quello, veramente, quest'anno poi ci sono dei carri, c'è quello delle Tigri, c'è un carro delle Tigri di seconda categoria che è qualcosa di meraviglioso.
Quindi, vabbè, dai, comunque leggiamo i messaggi perché... Ah, ecco, eccolo qua. Bellini, stasera Cristiano, veramente sei in grande forma, ti complimento. Questo è Cristiano Ronaldo. È un velo di tristezza è sceso sulla trasmissione. Perché? È un grande. Vabbè, opinione, sarà interrogato sui poemi omerici. Ora, io capisco che lui poemi omerici... Gio, ti volevo dire, ma tu sei cresciuto nel Camerun, di quale città sei del Camerun? Yaoundé. Sai che noi ne parlavamo prima, abbiamo della nazionale del tuo paese, degli anni Ottanta, abbiamo un'immagine fantastica di quel Camerun. Tutti ricordano Roger Millà, ma non solo lui, ce n'erano tantissimi. Tu non eri ancora nato, ma ne hai sentito parlare, immagino. Sì. Mi sembra che sì. Ne hai sentito parlare, immagino. Sì. Certo. Vabbè, dai, ci sono i messaggi, ne leggiamo ancora tanti, perché sono tantissimi. Allora, ciao a tutti, come promesso a Bitep nelle precedenti partite, abbiamo una pizza e una birra in sospeso. Non so chi è, non si firma. Poi, se sportivamente parlando è meglio un succo di frutta, prendiamo quello. Cioè dice, non vuoi bere la birra, un succo di frutta. Non preferisco. Facci sapere come vuoi la pizza e quando te la possiamo portare. I giovanissimi tifosi dell'intervallo. Qua hai capito tutto. Sì, io non ho capito nulla, sì. Però... Post scritto, prossimo gol lo vogliamo sotto la curva. L'importante sarebbe farlo, poi anche dall'altra parte, che dici? Va bene anche sotto la tribuna coperta, se si sposta la porta lì, va bene anche lì sotto. Beh, sotto la curva sarebbe il non plus ultra. È vero. Va bene, leggiamo qui. Peccato che Cruciani, giocatore fondamentale, ancora qui parlano di Cruciani, giocatore fondamentale per la Lucchese, si faccia spesso ammonire per inutili proteste, mettendo poi in difficoltà la squadra con le sue forzate assenze. Beh, effettivamente Michel qualche ammonizione l'ha presa quest'anno. A lui si aggiunge anche Benassi, squalificato per un fallo di reazione che poteva evitare. I giocatori devono stare attenti, sarebbe veramente un peccato per la squadra rossonera perdere il campionato per le loro assenze che potrebbero risultare determinanti nelle prossime gare che vedono importanti scontri diretti per il primato. Complimenti a Bitep, vera forza della natura che con volontà ed impegno migliora di gara in gara. Massimo Da Lucca, no, ma su questo voglio sentire però Giacomo. Beh sì, Cruciani gioca anche in un ruolo effettivamente in mezzo al campo che... Diciamo, quando ha a che fare con un centrocampo a due... Però qui parlava di proteste, non mi ricordo ora sinceramente se le ammunizioni le ha prese... Sì, l'ammunizione per me non è un'ammunizione, giusto, perché io ero lì vicino con Cruciani. Parlano di Savona? Savona. Ora quant'è allora? Quanti gialli sarà? Perché era già... Allora, lui ha fatto due squalifiche. E quindi è già arrivato a 10. Ora la prossima va a 14. A 4. Sì. Certo, se fosse stato una volta che era 4-4-3, sarebbe già stato alla terza. Vabbè, ora per fortuna c'è qualche cartellino. Però Giacomo, bisogna starci attenti, effettivamente. Il nostro telespettatore ha anche ragione. Anche se poi quando sei in campo, ragazzi, cioè... No, bisogna stare attenti perché si pagano queste piccolezze e c'ha ragione, perché anche quando stai nel campo che l'adrenalina sale, c'è la rabbia, la cattiveria agonistica, però non devi perdere mai il controllo, perché poi la settimana dopo si paga, le assenze sono importanti, soprattutto se parliamo di questi due giocatori che sono due perni per la nostra squadra. È vero, è vero. Sono Pizzi, Pizzi M dice, vorrei fare un saluto speciale a Bitep, secondo me è un valore aggiunto, hai capito? Se è un valore aggiunto. Grazie mille. Non sei come l'IVA, l'IVA è l'imposta sul valore aggiunto, tu sei va, cioè solo non c'è l'imposta. Grazie. Devi essere un'imposta, cioè per gli altri, una tassa per gli altri. E poi un ben tornato a Ligorio dopo l'infortunio che a sua volta potrà dare un grande contributo. Beh, belle parole per voi, andiamo avanti. Poteva mancare Linda? No. Opinion leader, no. Linda è una grande tifosa pure della Lucchese. Buonasera, sono Linda. Domenica vittoria importante nonostante l'inferiorità numerica. Beh sì, ricordiamo che la Lucchese per più di un tempo ha giocato in 10 uomini, quindi non è facile poi. Nonostante l'inferiorità numerica adesso ci aspettano 10 battaglie con gli scontri diretti in casa da sfruttare. A Ligorio dico, sì perché oltre al Prato deve venire anche la Caronnese qui da noi. A Ligorio dico, finalmente... Non vedevamo l'ora di riavere tra noi. Domenica deve giocare. Quindi questo è per Monaco. Domenica deve giocare. Fammi dire due parole in più su Bitep, perché oltre ad avere fisico, velocità ed essere migliorato, secondo me stanno facendo troppi complimenti, però vabbè, ed essere migliorato tantissimo tecnicamente, ci mette davvero passione quando gioca e dimostra di tenerci davvero. Tu ci tieni alla Lucchese? Sì. Quanto ci tieni da 1 a 100? A 100%. 100, Poi, inoltre è sempre disponibile con tutti, soprattutto con i ragazzini, come gli urlo sempre io, grande Joe, un saluto poi al grande Giulio, questo non si è capito cosa c'entra, però vabbè. C'entra sempre. Te
Te Guido, no, Linda, dai, Te Guido ormai. Te Guido ormai sei un VIP, e lo sapevo che non lo volevo fare, ma non volevo fare, soprattutto non volevo tagliarmi i capelli, e poi tutte quelle che sono state le cose. Te Guido ormai sei un VIP perché il tuo taglio di capelli è passato su tutti i TG, dice. No, allora su tutti i TG per fortuna no, però tu ridi ancora. Vabbè. Poi paparazzato il Casotti. Vabbè. A Brescia hanno Balotelli e a Lucca. No, a Brescia hanno Balotelli, a Lucca c'è il super Bitep. Vorrei ricordare che a Lucca c'è stato anche un altro camerunese. Questa la sai però. Io non dico nulla, si chiamava? Si chiama il camerunese che giocava a Lucca. Si chiamava? Dai, ti dico il nome di battesimo. No, non vuoi sapere. Te lo ricordi? Ueme. Grande. E poi è andata anche all'Inter. Sì. Grande squadra l'Inter. Grandissima. No, l'Inter no. La Juve, bianco e nero. Vai contento il Bedini. Un appunto per, ecco, qui invece ora voglio sentire anche sia Giacomo che l'opinion leader. Un appunto per il Cori allo stadio. È possibile farli senza i vari... No, vabbè, sentiamo l'opinion leader. Senza i vari, Dio dice, associati ai vari animali. Va bene tutto, ma che siano sani sfottò e non parolacce, diamo un buon esempio. Io personalmente sono d'accordo, perché sì, però vedi, blasfemi non... No, ma poi non serve a nulla. No, sì, ma vedi, vabbè. Allora, in Toscana, si confina con la Toscana, vabbè, si sa, Luca confina con la Toscana. Come confini? Ma in Toscana è un po' un modus così, perché, è un modo di dire, quasi... Non è un bel modo però. Non dai, è un bel modo, sono d'accordissimo con te, tante volte stona. Però è un po' nella parlata, no? E quindi tante volte si dà troppo peso a quello che magari comunque in realtà... Comunque non lo possiamo giustificare. No, non lo voglio giustificare, però ti dico, parzialmente una minima giustificazione c'è, perché... In Puglia c'è questa brutta abitudine, no? Un po' meno? No. Stiamo parlando di bestemmiare. Sì, ho capito. No, comunque... sulla bestemmia di quella che stiamo parlando no, però ci sono altri modi... Diciamo che... Di imprecare, diciamo. Intercalare. Intercalare. Ti chiedo camerunese se si intercala, no? No. Siamo i più forti, ragazzi, solo che con il Prato... No, ma questa ora io la leggo, però ora io, ragazzi, voglio veramente sperare. Dice solo che sia una battuta, eh? Quindi dite che col Prato non si giocherà per via di quello che sta succedendo adesso... in giro per il mondo e purtroppo da poche ore anche da noi in Lombardia ci sono stati dei casi. Già hanno sospeso delle partite di C, una sicura è il Piacenza, a parte tutto forza lucchese, vogliamo in C. Allora, su questa situazione adesso vediamo un attimo. 9 rigori contro quest'anno addirittura, vedi, c'hanno i nostri telespettatori, sono bravi. 9 non sono pochi, eh? No, sono tanti. Vuol dire uno quasi ogni due partite, eh? 9 sono tanti. Poi sì. Per la meglio difesa del campionato, insomma, un conto è essere in difesa con la Brodo che t'arrangi e magari quando non arrivi fai il fallo, ma per la miglior difesa del campionato 9 rigori contro mi sembrano eccessivi. Però opinion leader, non so se mi puoi aiutare, fra quelli che ha parato Coletta, quelli che gli hanno tirato sulla traversa, su 9 non è che ne hanno fatti poi tantissimi. Ma mi sembra che qua è stato, sì. La metà forse qualcosa. 9, loro sono sbagliato due. C'era Fontanelli. Fontanelli anche c'era prima, sì. Ne paro due. Fatto bene a ricordare anche Fontanelli, certo, che c'era prima di Coletta. Giusto la traversa a Cassano. Ti ricordi, no, quanti rigori? Sì, Fontanelli ha parato due. No, uno sulla traversa. Uno sulla traversa e Coletta ha parato uno e uno sulla traversa. Quindi su 9 ne hanno fatti 5, poco più della metà. Sì, quindi. Sì. Questo. Forza Gio, continua così il maresciallo. Sì. Conosci anche il maresciallo? Ma sì. È un maresciallo vero o un maresciallo? È un maresciallo vero. Ah, è un maresciallo vero. Sì. Quindi bisogna stare attenti. È mio amico. Lui è. Però non vale farsi amici marescialli, sei furbo così, scusa. No, non è che sono furbo, sono le gente brave. Con me. Gente. Come ti trovi a Lucca in Italia? Mi trovo benissimo. Manca il tuo paese, ti manca? Mi manca, però mi tocca stare qua perché è la mia vita. Senti, voi a parte la lingua vostra, in Camerun la lingua è francese anche? Francese e inglese. Quindi parli sia il francese che l'inglese? Sì. Perfetto, vedi? Noi in Italia invece parliamo l'italiano. Basta. E non tutti. Va detto. Noi italiani, ad esempio, ci sono i tedeschi, io dai tempi che lavoravo negli alberghi, i tedeschi venivano, oltre al tedesco, parlano tutti correntemente l'inglese, tutti.
Noi in Italia siamo un po'... abbiamo una lingua più bella, questo va detto. Però, altre lingue... Tu cosa parli, Giacomo? Italiano? Italiano. Italiano? Italiano. E pugliese. E pugliese. Quattro lingue parla anche lui. Italiano, italiano, italiano e pugliese. Va bene, dai. Ci fermiamo. Siete veramente in tanti ancora. 360 10 38 330. Poi dobbiamo cominciare a dire qualcosa di questo Ligorna. Perché l'ho detto in apertura. Arriva a Ligorna, uno vede la classifica e dice sì, ma qui... in questo campionato non è così, lo sapete voi, lo sa Mister Monaco, lo sanno i vostri compagni di squadra, ma non è il solito modo di dire, sarà veramente una partita difficile, quindi andrà affrontata, e poi loro, loro sono laggiù, quindi hanno bisogno di, anche loro di punti, no? No Giulio, è no, così mi, o no? Mi veniva la battuta. Con... arriva... la fai dopo, la fai dopo la pubblicità, la fai? Dopo la pubblicità. Faccio. Dopo la pubblicità Castagnoli deve fare una battuta. No, mi veniva da fare la No, vabbè, vabbè, dai, ma la puoi fare anche dopo, no? Certo. Linea alla regia. .22:05, adesso continuiamo a leggere i vostri messaggi. Prima però volevo sentire sia Giacomo che Joe. Abbiamo visto la classifica prima, stiamo parlando del Prato che ci sarà il confronto diretto l'8 marzo, poi dovrà venire la Caronnese. Tu Giacomo che idea ti sei fatta? Abbiamo visto la classifica e ci sono in pratica 5 squadre che sono in lotta per la vittoria finale. No. Secondo te qual è il vero avversario della Lucchese? Ce ne sono di queste o la Lucchese insomma? Ce ne sono parecchie perché il Casale e il Seravezza per me sono quelle che esprimono il miglior gioco. Il Prato a livello di nomi è la, dici individualità. Individualmente la migliore. La Caronnese, non, ti dico la verità, non la conosco bene, però so che ha dei giocatori molto validi. Quindi, cioè, nel senso, è una lotta veramente a 5. Sono tutte temibili. Sono tutte temibili. Non ce n'è una in particolare, secondo te? No. Gio? Io vado d'accordo, tutti d'accordo su quello che Ligori ha detto. Sei d'accordo con Giacomo? Sì. Opinion leader? Io ti dico sinceramente, nonostante che ci sia il Prato a un punto, ho più paura del Casale, ma non per quello che si è visto, diciamo, 15 giorni fa al Porto Elisa, perché lì sinceramente sì, hanno avuto un buon possesso di palla, però non hanno mai tirato in porta. Ma è la squadra che ha fatto più, che ha avuto più continuità di risultati, è la squadra che dopo la Lucchese ha perso meno. Mentre invece il Prato è una squadra che comunque sia in casa che fuori concede. Un po' altalenante il Prato. Ma poi concede troppo. Può fare tutto secondo me, nel bene e nel male. Subisce troppe reti, vero. Secondo me le squadre che subiscono troppe reti poi... E Seravezza? Fino zitto, a qualche zitto. Settimana fa c'aveva Fofana e Cellini che comunque riuscivano, nonostante subissero parecchie reti, a farne di più degli avversari. A compensare, diciamo. A compensare. Ora col fatto che non c'hanno più nessuno di due momentaneamente... stanno soffrendo. Il Seravezza chiaramente è l'assoluta sorpresa del campionato, sembra che abbiano trovato veramente dopo la conferma di mister Vangioni, hanno fatto un filotto impressionante. E ora cominciano a crederci, eh? Vangioni ha detto sì, ora io ti dico dobbiamo fare più punti, come dire, cerchiamo di vincerle tutte o perlomeno di fare, e poi dopo ha detto a fine campionato vediamo sì, dove io continuo a pensare, importante crederci, quindi... sì, no, io continuo a pensare al di là delle smentite che magari potrebbero arrivare, continuo a pensare che squadre come la Caronnese, che ci fu detto da mister Buglio che la Caronnese tutti gli anni si tira indietro, ti ricordi Guido? Durante la telefonata con mister Buglio fu lui che disse che la Caronnese ci credeva poco perché poi tutti gli anni c'è questa voce, io credo la Caronnese se possono vincere il campionato lo vincono, sì, però io credo che ci siano delle società che non sarebbero in grado di gestire una categoria professionistica, vuoi perché hanno magari un impianto sportivo non a norma, vuoi perché comunque l'impegno economico chiaramente aumenta, e credo che, non so, ora gli amici di Seravezza non me ne vorranno, ma credo che anche il Seravezza, al di là del fatto che si possano togliere delle bellissime soddisfazioni, non abbiano poi questo grosso interesse a vincere il campionato. L'uniche squadre che invece potrebbero avere interesse sono il Casale, perché fino a che pochi anni fa era in Serie C, ma anche il Prato anche potrebbe, come blasone, come città e come tutto. Però poi alla fine... Allora, qui ci mandano questo messaggio che adesso io non so se Giulio mi può aiutare o meno, perché... Ma le dichiarazioni di Cruciani che è stato offeso nessuno dice niente, Lucchese Doc. Poi aggiunge, ora forse chiarisce anche da chi sarebbe stato offeso. Un saluto a due giocatori rossoneri che sono in studio e a voi. A Bitep gli si dice di non fermarsi più, di lottare e fare gol. Un ben tornato a Ligorio. E poi aggiunge questo Lucchese Doc, e parliamo del fenomeno dell'arbitro, non so se si riferisce all'arbitro di Savona, che si dice che abbia offeso Cruciani e nessuno ne parla, sarebbe meglio farsi sentire. È vero. Gio?
Ora vabbè, Giacomo non era la lui era no, vicino, vabbè, però ho sentito, era... vabbè, Cruciani l'ho vissuto quotidianamente, quindi... Ma però si parla di Savona? Sì, sì, sì. Io non ho sentito veramente la parola, però io ho sentito un po'... sarebbe grave questo, sì, perché lui offendeva Cruciani, perché Cruciani mi diceva che c'è un giocatore di Savona che offendeva l'arbitro. E Cruciani gli diceva che te pensa sempre a me guardare e te non guarda quello che ti offende lì. Lui si è girato e lui inizia a offendere Cruciani. Ho capito, cioè, il giocatore di Savona ha, diciamo, usiamo condizionale, avrebbe offeso l'arbitro. L'arbitro e Cruciani l'ha fatto presente all'arbitro e l'arbitro avrebbe offeso Cruciani. Cruciani. Non lo so, non c'era, è così Giacomo, no? Cioè, io sarebbe andata così. È così però, Cruciani per dire lui non ha fatto niente. Però penso che un giocatore come Cruciani che fa una dichiarazione del genere, succede tutti i giornali, non penso che sia la penso se anch'io, inventi, sì, penso anch'io. Non, penso. Non, io, non ha nemmeno senso. Allora, per Jonathan, l'hanno mandato due volte, però mi sembra che... Domenica dopo la partita, come promesso nelle ultime partite, c'è una pizza e una birra in sospeso. Ma qual è questa storia della pizza? Ma la birra no, non la devi bere però. No, eh, la birra. Ah, ecco. Ti aspettiamo fuori dallo stadio per una bella pizza calda e una bella birra ghiacciata alla lucchese. Pare un po' di lucchese, hai capito? Ghiacciata, fredda. Fredda. Fredda, sì. Per la birra è anche fredda, no, dai. Vabbè, l'hanno mandato due volte questo. Poi, il Giargiano è sempre vivo. Il Giargiano è uno, è un nostro telespettatore, come lo potremmo definire, Giulio? Insomma, mistico, mistico. No, ma è pungente. È pungente, comunque, ma noi, anche mistico. Noi leggiamo anche messaggi pungenti, non c'è problema. Allora, il Giargiano è sempre vivo, ma meno male Giargiano che sei sempre vivo, ma perché eravamo siamo preoccupati anche per... No, è già morto due o tre quest'anno, no, quello che scrive da Cascina. No, no, vabbè, sì. dai, non scherziamo. Fabiano da Viareggio, nonostante Lutti quest'anno. Dice, il Giargiano è uno pungente che ce n'ha per tutti, ce n'ha per me probabilmente, per Giulio, ce l'ha per tutti. Dice, il Giargiano è sempre vivo, io me lo immagino il Giargiano che parla così, no? Un po' alla Robert De Niro, quando Robert De Niro fa il personaggio... Ti piace Robert De Niro, un grande? No, non gli piace. Il Giargiano è sempre vivo, nonostante queste prestazioni calcistiche, parla di voi, che farebbero morire anche il più devoto santo amante della Lucchese. Beh, Giargiano, ti ricorderei che al di là di tutto, innanzitutto siamo in Serie D. Primo, Giargiano. Secondo, il primo agosto della Lucchese non c'era neanche la polvere, forse. Terzo, se una squadra è in testa della classifica che faccia tutto questo orrore, proprio non credo, Giargiano. Poi aggiungi, anche se primi livello zero, vabbè, comunque domenica sempre presente, oh meno male Giargiano, ti sei rifatto, forza Lucca, il Giargiano, e poi dice, insomma, dice che non gli piaci come attaccante, vabbè, dai, lo salutiamo Giargiano, saluto. Comunque, dai, salutiamo Giargiano, scusa Pitep, ma io non sono la tua Anna, sono solo una tifosa. Accidenti, vedi, hai delle fans, vedi, tu ti salvavi in calcio da... Hai delle fans, è un'altra Anna, vabbè dai, fa piacere, no? Saluta Anna. Poi dicono, grande Peter, continua così, Ligorio ti rivogliamo nel cuore della difesa. Qual è il cuore della difesa? Al centro. Centro. Ma tu giochi sul centro-sinistra, no? Giusto? Sì, essendo mancino, centro-sinistra. Allora, qui dicono, pure Juventino, ancora di più grande ciò. No, che Juventino lo dovevi dire secondo me, però dai, scherzo, scherzo. La squadra. Allora, c'è la Champions la prossima settimana. Sì, però per ora la mia prima squadra è la Lucchese. Bella. Per dire la verità. Non ricordo Giacomo, tu l'altra volta che avevi detto, tu invece io Milan. Sono simpatizzante del Milan. Sei un po' ripreso, più... poi ora c'è Ibra, Ne parlammo proprio quando sono venuto qui, era imminente la... Dicemmo che poteva arrivare Ibra. Si parlava pure di una scommessa, mi sa, dei che arrivava in doppia cifra, gol, una cosa del genere, mi ricordo. Sì, può darsi, qualcosa sì, mi ricordo. Doppia cifra la vedo un po' dura, però. Però una, non mi diciamo che è poco aiutato dalla squadra, dai. Dice, se questo Pepi, questo è Pepi. Se penso all'inizio dell'anno e vedo la classifica ora, non posso che fare complimenti alla squadra. Oh, un po' di sano realismo. Giargiano, un po' di... grande per Giargiano di... No, ma se, dopo si è ripreso, Giargiano ha detto, domenica allo stadio. Ecco, io spero che domenica, è già successo, col Givi Borgo, che non c'ero, lo ammetto, mi fregò l'Inter. C'era la partita dell'Inter a mezzogiorno e mezzo, mi misi a vedere l'Inter, che non l'avessi mai fatto, pareggiò col Cagliari, e non venne a vedere voi. Feci una bischerata. Vabbè. Anche Iella, vedi? No, che porto Iella. E poi domenica, l'ultima era col Casale, no? Sì. C'era un po' più di gente allo stadio. Io mi auguro che questi ragazzi, siccome hanno bisogno anche dell'apporto della gente, del supporto di tutti voi, è vero, il Ligorna magari non è neanche una squadra, dici, di grande fascino. Sono convinto che col Prato ci sarà la corsa poi a venire.
però anche con Licorna, vediamo di essere, cioè che siate in tanti e dare una mano a loro, perché veramente adesso ci sono 10 partite tutte importanti. Fate un semplice calcolo: se la Lucchese torna avanti le vincesse tutte, e hanno voglia quelle dietro di... non ci sarebbe nulla da fare per nessuno, perché è avanti la Lucchese rispetto alle altre. E allora grande Gio, Ligorio quando può rigiocare? Ligorio è pronto, pronto. Ligorio, diciamo che è pronto, quindi adesso è pronto a dire. Domani dove si allenano i ragazzi? A che ora ci chiedo? Sabato la rifinitura? La rifinitura la facciamo all'acquedotto, all'acquedotto. Intorno alle 10:30 ci alleniamo. Quindi domattina? Domattina, sì, rifinitura sempre. Quindi ora appena fra 10 minuti li mandiamo subito Gio a dormire. A letto. Si va a dormire? Sì. Ah, ecco. Poi, va allora... dobbiamo andare adesso in pubblicità, però, fra poco, perché no, siamo già andati oltre, perché dobbiamo poi parlare del Ligorna. Vedremo le immagini della partita d'andata, dove ho l'impressione che c'eravate tutti e due. Eh? Sì. Tu giocasti, sinistro, a Ligorna giocasti, no? Sì, sì, sì. Sì, giocasti anche a Ligorna, ho capito. E arrivano ancora altri messaggi e dobbiamo parlare di questo Ligorna, che è una squadra che non ha un gran blasone, Pignon Leader, poi voglio sentire anche te, ma che... va rispettata come tu. Ma la battuta, dai, fammela ora, la battuta di... no, quando ho detto prima domenica viene Ligorna e sì, ci veniva la rima, no? E allora qual era si la parte rima? Ma non si sa quando si torna. Ah, Ligorna, va bene, dai, ti devo sempre fare la critica poi, certo. Che sei poco presente in trasferta. Dopo la pubblicità devi rispondere ai tuoi... sono tuoi colleghi di tifo rossonero che ti criticano. Tifo rossonero? Di tifo Lucchese. Lo so. Ah, pensavo ci fosse un giornale online che si chiamava Tifo Rossonero. Va bene, dai, ok, ragazzi, ma davvero la parte di scherzo, l'opinione leader che dobbiamo dire, un tifoso della Lucchese da una vita, un grandissimo tifoso. No, ma poi non fondamentalmente l'opinione leader fa come... ora capivo se era Giargiana a fare la critica, ma... no, ma poi nel senso farò un po' come mi pare nella vita. Ci mancherebbe altro. Insomma, hai mai calcolato quante partite hai visto della Lucchese nella tua vita? E te considera che, allora, perlomeno 18 partite casalinghe l'anno in 47 anni, fai il conto di quante sono, più ci metti 8-9 trasferte l'anno. Siamo oltre le 10.000. Matematica ero rapida, oltre le 10.000. Complimenti. Se c'è qualcuno che è più bravo di me. Ricordiamo che prima di essere un grande opinion leader è stato ed è un grandissimo tifoso. Certo. Dai, linea alla regia, Bedini mi sa che ci taglia un po' dopo. Cosa? Purtroppo ci siamo dilungati prima e quello che Bedini concede prima te lo leva dopo. Taglia dopo. Vabbè, dai, l'immagine di Ligorna Lucchese comincia da Giacomo. Allora Giacomo, indipendentemente adesso da chi giocherà, insomma, queste sono le immagini della gara di andata. Giocaste con il completo, si può dire, rosso. Beh, questa è una divisa dall'altro che piace anche. Niente, Ligorna, vabbè, arriva, sono lui, l'abbiamo detto. Che partita ti aspetti? Come la state preparando? Come l'avete preparata? Detto che domattina c'è la rifinitura. Vabbè, la stiamo preparando come tutte le partite. Oggettivamente, dobbiamo essere sinceri, in questo campionato ti puoi aspettare di tutto da qualsiasi squadra. Sappiamo che tutte quante le squadre vengono a Porta Elisa con una motivazione in più. Riguardando il Ligorna, non me l'aspettavo che fosse così in classifica bassa, perché all'andata mi fece una buona impressione sotto il punto di vista del palleggio. Fece una bella impressione. Tra l'altro ci fu l'inaugurazione di questo campo, forse lì diciamo hanno fatto un pochettino più di punti, perché il campo è piccolino e ristretto, però non possiamo sottovalutare niente e nessuno. Gio, l'andata, vedo che andavi, Sì, io andavi, però io non ero ancora pronto. Non eri come ora, dai. Sì. Quelli di Ligorna devono sapere che ora c'è un altro Gio. Ora è un altro Gio. Pronto lì, La pantera nera. Ecco, l'importante è quello. Vabbè, Giulio. Ma le partite, come dicevi prima te, sono tutte abbastanza difficili. Non dobbiamo assolutamente snobbare nessun avversario. Abbiamo già, diciamo, toppato diverse volte, ma non per aver snobbato l'avversario, ma per magari un approccio non proprio, diciamo, cattivissimo sulla partita. Quindi in questo momento qui non ci possiamo permettere di perdere nessun punto. Il caso ha voluto che abbiamo perso 2 punti col Casale al 93esimo. Bisogna essere ancora più cattivi, ancora più cinici, ancora più, come hanno detto tanti compagni loro,
se c'è da buttare il pallone fuori dallo stadio si butta il pallone fuori dallo stadio. In questo momento qui è troppo importante il risultato, poi come viene viene, non c'è da stare a fare troppo i leziosi sulla qualità del gioco. In questo momento qui è importante vincere e dobbiamo assolutamente vincere. La 25esima giornata, non vi leggo tutte le partite, al di là di Lucchese Livorno ricordo soltanto gli impegni delle altre quattro, visto che stasera alla fine abbiamo detto che in lotta per il campionato, stavo per dire per lo scudetto, ce ne sono cinque, scudetti sono in lotta, la Juve, la Lazio e l'Inter, no? Poi vincerà sicuramente, lo sai chi? La Juve. L'hai detto te, eh? Beh, questo è il Gazzettino d'Argento, dove ci sono Coletta e Cruciani che se la stanno giocando, eh? Sono loro due finora, diciamo, quelli che... Però Matteo, riproponimi anche la tabella delle partite, perché al di là di Lucchese Livorno, ricordo che la Caronnese gioca in casa col Verbania, detto che non ci sono partite facili e che la Caronnese in casa ogni tanto si distrae, però il Seravezza è alla Spezia contro la Fezzanese, il Casale a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta, quindi Buglio padre e Buglio figlio avranno una sorta di derby, visto che loro sono viareggini, il Prato è a Vado. Beh, a Vado non si sa dove andrà, però è a Vado. No. Vabbè, queste sono le partite, incrociamo le dita come sempre. Giacomo, è stato un piacere rivederti e sapere che stiamo per ritrovare Giacomo Ligorio che abbiamo visto e ammirato nella prima parte della stagione. Eh sì, sì, speriamo di tornare ancora più forti di prima. Stasera non ti abbiamo chiesto nulla degli affari di cuore, perché l'altra volta ci scherzavamo. E siamo rimasti alle... Siamo rimasti... Vabbè. Sempre soli. Gio, è stato un piacere. Ora, anch'io. Ora, noi sappiamo che insomma... Sei lì, pronto a far vedere più che mai che è Giovite. Sì. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Domani poi la domattina i tuoi compagni sicuramente ti diranno qualcosa. Per forza. Sì, eh? Giulio, noi ci ritroviamo giovedì. E questa volta torniamo ai Santi. Torniamo di giovedì, giovedì nella solito orario delle ore 21. Ringraziamo anche Matteo Bedini, stasera particolarmente pimpante. Stasera siamo bravi però. Guarda, Bedini, ti concediamo anche 30 secondi. Gio. Io voglio salutare un po' di gente. Vai, velocemente perché abbiamo 30 secondi. Voglio salutare la famiglia Bizzari e la famiglia Mirko Tacola, che è una, grande una grande famiglia per me. E voglio ringraziare le gente veramente che mi ha spinto avanti alla Lucchese. Il mister Monaco, il mister Carues, Pepe Di Massa, il prof. E io voglio ringraziare il direttore sportivo di Roma, e Mario, Vicky e il presidente Bruno, che deve continuare a mettere a mano, no? Sì. O no? Sì, a mano. Ma tu vorresti forse un pezzo più? No. Io volevo ringraziare una persona veramente importante per me, Alvaro, è il mio numero uno. Perfetto, grazie di nuovo a Giacomo, a Gio e a Giulio. Vogliamo chiudere 20 secondi, dai, Bedini, ti ringraziamo. Ringraziamo tutti voi, appuntamento a giovedì prossimo con Curva Ovest.